vento nord-ovest, Newport, 24 ottobre 1865. Andrew catalogò così il vento catturato il martedì precedente. Era certo di essere l'unico al mondo a poter liberare più venti insieme, uno diverso dall'altro, con il semplice sollevamento di un tappo. Un giorno, un ragazzo più grande di lui gli aveva detto che il padre era stato un acchiappanuvole. Aveva forse voluto offenderlo, farlo piangere, ma Andrew non si era mosso di un millimetro. Non aveva pianto. Anzi, aveva pensato che in realtà gli sarebbe piaciuto avere un padre capace di catturare le nuvole, per far piovere ogni volta che glielo avesse chiesto. Si era immaginato insieme a lui, sul promontorio più alto della zona, con una specie di cucchiaio gigante, teso verso il cielo a raccogliere lembi di nubi bianche e grigie. Aveva immaginato di scambiarsi consigli su venti e nuvole, sul modo di catturarli e conservarli. Gli allenatori immersi nello sterco e tentano in tutti i mezzi di pulirsi, anche schifiesta! A me disgusta bailare il ritmo merda, a te ti gusta bailare il ritmo merda, no, a lui non gusta bailare il ritmo merda. Baila, baila il ritmo merda, con la mano a mano, mi pulisco in mano, con il braccio a braccio, qui non dallo straccio. Per me personalmente è tutto, perché comunque mi ha aiutato a crescere e se sono quello che sono ora lo devo solo ed esclusivamente grazie allo sport. Ti porta a capire tante cose di te, a conoscere tante cose di te, ti porta a maturare. È come una storia d'amore. Alla fine anche quando magari la passione finisce, rimane l'affetto. È la tua vita praticamente. Se vogliamo mettere a paragone due miti del passato, come per esempio Pietro Mennea, che tutti conosciamo, e Ben Johnson, due modi diversi proprio di vivere la vita. Cioè, Pietro Mennea era un uomo capace di fare 40 volte 60 metri in allenamento e 10 volte 300, cioè senza usare nessuna sostanza. Mi allenavo tantissimo, quindi 5-6 ore al giorno, l'ho fatto, lo dico sempre, 350 giorni l'anno. Cioè, ma questa non è una cosa, cioè, eccezionale o così diversa, questa è la regola. Vittorio, quando veniva chiamata ai convegni a parlare di metodologia dell'allenamento, poi mostrava questi carichi di lavoro e questi sostenevano, diceva: questo atleta è morto. No, no, e Vittorio gli rispondeva: no, no, questo vive, è sano, va bene. È sempre saputo alla vita che il figlio di papà era sempre diverso del figlio del contadino. Quando nel paese si sparse la voce che io avevo iniziato a studiare, chi diceva bravo, te faccio bene lo magnone, era lo popolino, cioè guide come a noi, guide come a me, guide come a Sirma. Ed è giusto, perché i problemi vanno risolti alla radice. Come Epil Green, il depila erba, che estirpa il problema alla radice. Prima passavo tutte le domeniche a tagliare le erbacce che crescevano in continuazione, infestando il nostro giardino. Ma da quando abbiamo provato Epil Green, la nostra famiglia ha ritrovato il sorriso. E anche i bambini giocano più felici.
Stanco delle solite domeniche trascorse in compagnia del tagliaerba? Epil Green estirpa il problema alla radice! Ma come fanno a crescere le radici nel secchio? L'anima è caduta. Il cielo mi ha sorretto. Forse proprio il cielo l'ha spinta giù. Sono caduto. Mi sono rialzato ogni volta, ricordando perché il cielo mi ha lasciato andare. Thank you.
Sbucchiamo in una specie di retrobottega perché c'è una di quelle rastrelliere larghe di metallo che usano i fornai per impilare le plance con le paste. Su una di queste, bassa e nera, ad altezza d'occhio noto con ribrezzo, ma sono curioso. Quel che resta del mio nemico. Che ora è? Non lo so. Vada a chiamarlo presto. Presto!